Ingredienti per 4 persone: 3 cespi di lattuga, 40 g di burro, 50 g di farina di avena, un uovo, un ciuffo di prezzemolo, 4 d di latte, 1 litro di brodo, un mezzo bicchiere di panna liquida, 4 fette di pane raffermo, sale. Preparazione: ricetta di cucina vellutata di avena. Questa è la nostra ricetta di cucina vellutata di avena. Il primo punto ovviamente della nostra ricetta di cucina è lavare bene le foglie di lattuga, poi fatele scottare per 10 minuti in acqua bollente salata, sgocciolatele. A questo punto dovrete procedere a tritarle fine e stufare dolcemente in una casseruola con 30 g di burro. 2. Una volta che notate che si sono ammorbidite, procedete ad amalgarle il rimanente burro e, quando quest'ultimo è fuso, aggiungetevi la farina di avena, mescolate con un cucchiaio di legno, poi diluite il composto con il latte caldo, aggiungendolo poco alla volta e continuando sempre a mescolare. 3. Fate cuocere, lentamente, per 30 minuti, mescolando spesso. Passate la crema dal passaverdure. Travasate il ricavato nuovamente nella pentola e aggiungetevi il brodo. 4. Arriviamo quindi al quarto punto della nostra ricetta di cucina, dove dovrete fare riscaldare lentamente. Mettete dunque il tutto a filetto, la crema in una terrina in cui avete sbattuto il tuorlo insieme alla panna liquida. 5. Arriviamo quindi all'ultimo punto della nostra ricetta di cucina vellutta di avena. Mondate, lavate e tritate il prezzemolo. Completate la vellutata con il prezzemolo tritato e, se necessario, salate. Vi consiglio anche di fare tostare le fette di pane in forno o, se preferite, friggetele in poco burro e servite la crema accompagnandola con il pane. E ovviamente a tutti il nostro buon appetito. Difficoltà minima. Tempo di cottura 40 minuti. Tempo di preparazione 20 minuti.